Buonasera dal TG1. Palazzo Madama apre le porte ai nuovi senatori, oltre 90 gli eletti che si sono già registrati al primo giorno. Con le procedure di accoglienza che domani iniziano anche alla Camera, al via la settimana che segna l'inizio della 18ª legislatura. Sentiamo Francesco Maesano. Palazzo Madama apre le porte ai senatori, oltre 90 gli eletti che si sono già registrati. Oggi abbiamo maturato l'idea di essere senatori perché abbiamo avuto gli attrezzi del mestiere, abbiamo iniziato a visitare le stanze del Senato. Eccoli gli attrezzi del mestiere, una copia della Costituzione, del regolamento del Senato e del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il regolamento del Senato? Cioè, trova qui dentro. Trova qui. Qualcuno più esperto sbriga le formalità e se ne va, altri si presentano. Scormetta. La prima a registrarsi è Valeria Fedeli del PD. Che sono arrivata puntuale alle 14.30, non c'era nessun altro, sono entrata, sono stata la prima di nuovo ad accreditarmi. E poi c'è il palazzo da scoprire, le stanze, i corridoi della politica. Qualcuno tra i neoletti sente l'emozione dell'ingresso. Stanotte ha dormito? Non bene. A operazioni concluse, un interrogativo tra i senatori resta, ma a questo gli uffici di Palazzo Madama non hanno risposta. Quanto durerà la legislatura? Spero 5 anni.